Le differenze tra Nord e Sud Italia sono un esempio unico in tutta Europa di due estremi dello stesso paese molto diversi sotto i profili culturale e storico, ma soprattutto sotto il profilo economico. Non si può nascondere che la Padania, la grande pianura che accompagna il fiume Po fino alla sua foce nell'Adriatico, sia una terra dove sin dai tempi dell'industrializzazione la sua popolazione ha fatto di una sola parola uno stile di vita e regola sociale: produttività. Parole come produttività, sviluppo, sono parole che hanno avuto solo un significato positivo nella storia della Padania, oppure hanno un significato nascosto, nascosto sotto gli stessi piedi della popolazione padana. Questa è l'Italia. Questo è il bel paese. È proprio quando le differenze tra due territori ruotano attorno alla ricchezza e allo sviluppo che nel mondo di oggi queste sono molto più sentite, dibattute e politicizzate. Il nostro sacro onore! Questo video però non serve a evidenziare la storia del distacco economico tra Nord e Sud, ma serve piuttosto a conoscere un po' di più i lati del produttivo Nord, gli errori che ne hanno cambiato la storia industriale e socio-economica, i suoi scheletri nell'armadio. Ad aver fatto un lavoro molto approfondito nella ricerca dei principali effetti collaterali della pesante industrializzazione del Nord Italia ci sono Luca e Luca. Tutto questo video ed il suo titolo si ispirano proprio al loro lavoro, durato 6 anni, di mappatura di tutti i principali siti inquinati del Nord Italia, passando per i casi mediatici più importanti e per quelli che hanno cambiato, anzi sfregiato, il volto della Padania. Quella del Nord Italia prevalentemente un'area industriale un po' continua, viene definita da alcuni anche geograficamente una città continua. Stavo ricostruendo i tempi una dozzina d'anni fa circa, il portafogli della criminalità organizzata in Lombardia. E mi sono accorto che bonifiche e traffico illecito di rifiuti era una voce rilevante di questi capitoli di entrate per il crimine organizzato. Proprio come Luca e Luca hanno fatto nel loro libro, abbiamo voluto ricreare un viaggio da Torino a Venezia, lungo i tratti dell'autostrada più trafficata d'Italia. Del resto, il trasporto su ruota è necessario per far funzionare ad alto regime una macchina industriale come quella della pianura padana. C'è un grosso problema. Quelle che vedete sono foto satellitari che permettono di vedere la quantità di inquinamento atmosferico che copre molto spesso i cieli del Nord Italia. Bruciare combustibili fossili e anche legname genera grandi quantità di sostanze inquinanti che, in presenza di un ambiente poco ventilato e di un'elevata stabilità atmosferica, tendono a ristagnare. Torino è la città più inquinata d'Europa. È questo purtroppo il caso del capoluogo della regione Piemonte. Più volte risultato, in un testa a testa con Milano, la città con l'aria più irrespirabile d'Italia. Il PM2.5 è solo uno dei nomi assegnati alle cosiddette polveri sottili. Assieme ad esse vi sono il PM10, l'ozono e il biossido di azoto, agenti che si depositano nei bronchi, penetrano nel sistema circolatorio e portano alla formazione di malattie respiratorie e tumori. La pianura padana e molte delle sue città strette tra le Alpi e gli Appennini, densamente popolate, ne sono piene. E, non a caso, quest'area registra la peggior qualità dell'aria dell'Europa occidentale. Un simile e a dir poco scoraggiante primato fa riferimento anche a un altro tipo di sostanze estremamente pericolose, di cui altrettanto spesso abbiamo sentito parlare nei telegiornali negli ultimi decenni: le fibre di amianto. Le più infide tra queste ultime sono generate dal deterioramento del cosiddetto Eternit, una mistura di amianto e cemento utilizzata come materiale da copertura e coibentazione che, essendo friabile, è particolarmente soggetta a frantumazione. Il marchio Eternit fa riferimento all'omonima azienda svizzera che ne ha brevettato la produzione e che nel corso del Novecento ha gestito diversi stabilimenti in Italia, tra cui quello di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. La fabbrica ha chiuso i battenti nel 1986, ma ha profondamente lacerato il tessuto socio-sanitario dell'area circostante.
non va assolutamente dimenticato che noi abbiamo avuto negli anni casi in cui la polvere è stata messa letteralmente sotto il tappeto. A un certo punto la società Eternit arriva, e questo è dimostrato e sta cristallizzato nelle carte del processo, arriva a incaricare una società esterna per cominciare a fare una campagna di comunicazione che mettesse in buona luce ovviamente la società da una parte, ma che allo stesso tempo facesse un po' dimenticare quello che erano tutte le risultanze ambientali sui danni relativi all'Eternit. Eternit Giustizia. Dagli anni 70 ai primi del 2000, l'ospedale di Casale Monferrato ha rilevato più di 1000 casi di mesotelioma pleurico, un cancro al polmone che può manifestarsi anche dopo 15 o 30 anni dall'esposizione a fibre di amianto. Ci troviamo a Casale Monferrato, siamo davanti alla vecchia azienda Eternit dove si produceva il famigerato amianto, e questo parco che vedete è una zona riqualificata che sorge sulle ceneri della vecchia azienda ed è l'unica area dove si è andata a riqualificare un'azienda di produzione di amianto in un parco ad utilizzo dei cittadini. E tutto questo serve per commemorare le persone che sono morte e che purtroppo continuano a morire per causa dell'amianto. Alla tangibilità fisica dell'inquinamento atmosferico padano si accompagna un altro rischio per la salute tipico di tutte le aree densamente popolate: l'inquinamento acustico. Degli studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti dimostrerebbero come non solo la costante e prolungata esposizione giornaliera a rumori causati in gran parte dal traffico cittadino provocherebbe problemi psicologici come perdita del sonno e depressione, ma sarebbe anche un fattore di aumento del rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari. Ad alimentare questo tipo di inquinamento e a soffrirne maggiormente sono ogni giorno, purtroppo, proprio coloro che la pianura padana la abitano, coloro che vivono nei suoi centri nevralgici e nelle sue grandi città. Se si dovesse indicare l'epicentro di quel terremoto economico che è stato lo sviluppo della pianura padana, bisognerebbe focalizzarsi sulla Lombardia, la locomotiva d'Italia. All'apparenza, questa regione spicca come un modello da imitare, un ideale da raggiungere. Nel sottosuolo, però, serpeggia celata una scomoda verità. E la Terra di Sotto è un progetto iniziato nel 2014 fotografando alcuni siti contaminati vicino ai luoghi che pensavo di conoscere molto bene, luoghi dove ero nato, cresciuto e che invece evidentemente non conoscevo così bene. Questo caso di questa galvanica, questa azienda che faceva galvanizzazioni su... Questo edificio è di fianco alle scuole superiori che io ho fatto. Ogni mattina sono passato di fronte a questa fabbrica. Questi sono fra i responsabili di uno dei più gravi casi di inquinamento per cromo esavalente delle acque sotterranee di Milano. Con più di 1000 siti ancora da sottoporre a bonifica, la sola Lombardia ospita il 35% di tutte le aree contaminate in Italia. Tra i vari terreni privi di riqualificazione figurano i 45.000 ettari coperti dall'ex Saronio di Cerro Allambro in provincia di Milano. Un tempo fornitore di coloranti e poi di armi chimiche per il regime fascista durante la Seconda Guerra Mondiale, questo impianto abbandonato sarebbe responsabile degli elevati livelli di arsenico e mercurio registrati nel sottosuolo. Questo luogo ha tutto l'aspetto di una mappa apocalittica di un videogame dalla trama ambientata in un futuro o forse in un passato distopico. Ma sorge in realtà non nei pressi, non vicino, ma attaccato ad un quartiere residenziale proprio alle porte della metropoli lombarda. Riguardo all'impatto sull'opinione pubblica, noi abbiamo avuto un caso molto, molto importante da questo punto di vista, che è stata un po' la sublimazione di un certo modo anche di occuparsi di ambiente. Ha riguardato Milano ed è stato l'incendio al deposito di rifiuti di via Chiasserini. Succedevano circa 2 incendi al mese in luoghi di trattamento dei rifiuti, in capannoni industriali in cui rifiuti che non potevano essere smaltiti venivano sostanzialmente dati alle fiamme. Tutto accadeva nella provincia lombarda, e finché è accaduto nella provincia lombarda l'attenzione è stata sempre relativa. Una mattina però Milano si sveglia con l'odore di bruciato e di monnezza sotto il naso, e da lì è scattata quell'attenzione in più che ha permesso poi di ricostruire come in realtà questi incendi fossero tutto meno che causati dall'autocombustione.
Quella notte, un incendio doloso bruciò circa 13.000 tonnellate di rifiuti tossici nascosti nella ditta IPB di Quarto Oggiaro. Le indagini portarono all'arresto di 15 persone collegate al traffico illecito di rifiuti lombardo, su cui sono puntati i riflettori dell'opinione pubblica dell'intero Nord Italia. Eppure, già 50 anni fa, un'altra tragedia di dimensioni ben peggiori di quella della IPB di Milano aveva sconvolto la stessa area della pianura padana, ma non solo. Io sono cresciuto in queste zone e posso dirvi con certezza che è difficile non conoscere, o almeno non aver mai sentito parlare, del disastro di Seveso del 1976. La nube tossica che si sprigionò coprendo un raggio di diversi chilometri cambiò la vita a moltissime persone, causando un sacco di sfollati. Un evento che ancora oggi funge da punto di riferimento in materia di danni ambientali e le cui immagini impressionanti, nei giorni successivi a quel 10 di luglio, furono trasmesse in telegiornali di tutta Europa. Classificato dal Time come l'ottava peggior catastrofe ambientale della storia, il disastro di Seveso del 1976 condivide inquietanti somiglianze con l'incidente di Chernobyl. Il 10 luglio, il sistema di controllo di un reattore chimico dell'ICMESA di Meda, industria chimica specializzata nella produzione di componenti per diserbanti e fungicidi, riscontrò un'avaria. La conseguente esplosione sprigionò una nube di diossina che costrinse le autorità di Monza e Brianza a evacuare centinaia di persone, uccise decine di migliaia di animali e infettò aria, acqua e terra. Il disastro spinse l'Unione Europea a dotarsi, nel 1982, della cosiddetta Direttiva Seveso, che impone agli Stati membri di identificare e tenere sotto controllo i propri siti a rischio ambientale. L'Italia la recepì unicamente nel 1988. La legislazione e i limiti magari posti a determinate sostanze o cose di questo genere sono sempre arrivate non in maniera preventiva ma sempre in seguito a dei disastri. Senza il disastro di Seveso non sarebbero venute tutte le legislazioni successive, comprese tutte quelle europee, sui limiti di alcuni inquinanti. Sempre agli inizi degli anni Ottanta furono realizzate due vasche di contenimento in calcestruzzo tra i comuni di Seveso e Meda, in cui vennero stipati i 90 cm di terreno contaminato asportato, le macerie dell'ICMESA, demolita, i macchinari impiegati per la bonifica e le carcasse degli animali. Oggi, a copertura di questo ulteriore sarcofago, si estende il Bosco delle Querce, un parco naturale che, purtroppo, si limita solamente a nascondere gli elevati livelli di diossina che, seppur latenti, non hanno mai abbandonato il sottosuolo. Prima di continuare il viaggio attraverso la Padania, vogliamo ringraziare NordVPN, lo sponsor di questa serie di video volta a introdurvi ad alcune delle principali questioni d'attualità del nostro paese. NordVPN è un servizio che vi permette di connettervi al web in maniera sicura e di proteggere i vostri dati sensibili e ogni contenuto del vostro dispositivo attraverso la sua rete di server sicuri localizzati in ogni parte del mondo. I server sono più di 6.000 e vi permettono non solo di proteggere i vostri dati quando siete connessi a reti pubbliche come stazioni, aeroporti, hotel e ristoranti, ma anche di aggirare restrizioni geografiche per la fruizione di contenuti online non disponibili nel vostro territorio. Durante il nostro viaggio passando per le grandi città del Nord Italia è capitato di doverci connettere a reti Wi-Fi pubbliche e per connetterci ad un server diverso da quello di Milano abbiamo potuto utilizzare il nuovo server di Roma, molto più veloce anche per chi abita nel centro e nel sud del paese e fisicamente localizzato nella capitale, così da garantire la massima velocità di connessione agli utenti. Con il link in descrizione avrete accesso ad un'offerta che include uno sconto speciale e 30 giorni di prova. Seguendo il corso del Po si arriva alla sua foce, situata per la maggior parte in Veneto, una regione dove l'acqua ha da sempre costituito un elemento essenziale per lo sviluppo economico e sociale, ma che oggi si trova in una situazione critica. In questo esatto momento ci troviamo a Lonigo, una raggiante cittadina in provincia di Vicenza. Il problema principale di questa cittadina, apparentemente tranquilla, però si chiama PFAS, sostanze polifluoroalchiliche, che nella loro complessità hanno causato gravi problemi ai cittadini non solo di quest'area, ma di una zona chiamata Triangolo PFAS. Una recente maxi inchiesta denominata Forever Pollution Project ha rilevato che in tutta Europa esistono almeno 20.000 siti contaminati dai PFAS. Acronimo di sostanze per e polifluoroalchiliche, i PFAS sono acidi utilizzati in forma liquida per realizzare prodotti e vestiti antiaderenti, antimacchia o impermeabili, schiume antincendio e persino carta igienica.
termicamente stabili, i PFAS resistono alla degradazione, tant'è che sono chiamati anche forever chemicals. Se smaltiti in maniera scorretta, penetrano le falde acquifere, raggiungono campi, prodotti agricoli, alimenti e infine il nostro organismo, causando potenzialmente cancro e infertilità. Noi ci siamo trovati con l'acqua dell'acquedotto inquinata, l'acqua di falda inquinata, l'acqua di pozze inquinate e i fiumi inquinati da queste sostanze. Nel solo Veneto, Forever Pollution Project indica un centinaio di luoghi avvelenati. La zona più colpita è la piana tra Verona, Vicenza e Padova, il cosiddetto triangolo PFAS. Si tratta di un'area che si estende per 180 km, in cui vivono più di 350.000 persone, e sotto la quale giace la seconda falda acquifera più grande d'Europa. Di certo il nostro sangue è inquinato, quindi anche se non facesse niente, io non ho chiesto che mi mettessero queste sostanze nel sangue, ma io sono sicuro che queste sostanze fanno male. Per la maggior parte responsabile di questa condizione è ritenuta essere dai cittadini la Miteni SPA, stabilimento chimico inaugurato nel 1965 nel comune di Trissino, in provincia di Vicenza. Siamo ancora nelle fasi preliminari dell'udienza dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Vicenza. In questo processo si discute di un bene primario che è stato leso, che riguarda centinaia e migliaia di persone, un bacino d'utenza di 300.000 persone. L'inquinamento della PFAS in Veneto è invisibile e per questo motivo io sono convinto sia stato un po' sottorappresentato nelle cronache, perché raccontare di questa cosa per immagini è quasi impossibile. Il canale Leb è un canale che prende acqua appunto dall'Adige e la trasporta nei territori veronesi, padovani e vicentini più giù. Ha una portata media di 24 metri cubi secondo. 6 metri cubi secondo vanno sprecati, gettati qui per diluire i reflui industriali. L'acqua, per un paese come l'Italia, è una risorsa fondamentale. Ciononostante, oggi rappresenta anche una grossa sfida. Ce lo racconta l'ultimo capoluogo di quelli che abbiamo toccato con questo piccolo viaggio. Una città che ha basato la sua intera esistenza sul mare. L'intera laguna risulta infestata non solo dai PFAS. Il canal grande contiene tracce di benzina, microplastiche e sterilizzanti, probabilmente trasportati dalle maree, e dunque provenienti dai fiumi che sfociano nell'Adriatico. Venezia, dunque, sembra incarnare il colpevole disinteresse dello Stato italiano nei confronti dello specchio d'acqua che bagna ogni suo lato, il Mar Mediterraneo, uno dei mari più inquinati della Terra e sede del 7% delle microplastiche globali. Tra le prime 10 città che contribuiscono alla dispersione di microplastiche nel Mare Nostrum ci sono proprio 5 città italiane, tutte in testa, tra le prime 6. Quello che vi abbiamo narrato finora viaggiando da Torino a Venezia, come gli autori della Terra di Sotto, è una storia di sacrificio, nel senso più ampio possibile. È la parabola ascendente della pianura padana, la sintesi del riscatto di persone dimenticate che prima vivevano nel fango e che ora hanno in mano le redini di un locomotore che corre molto veloce. Da una parte, decenni di lavoro e sfruttamento delle risorse naturali hanno trasformato il Nord Italia nel proverbiale teatrante che tiene in piedi la baracca. Dall'altra, la pianura padana arriva a essere una delle aree più messe in ginocchio da un problema che essa stessa ha contribuito a creare. Un nemico invisibile, nascosto sottoterra, nell'acqua e nell'aria, che sarà un peso non solo per i cittadini di Torino, di Casale Monferrato, Milano o Venezia, ma che con le sue tante forme e punti di forza diventerà un nemico di tutto il bel paese. We'll be right back.